Ciao ragazzi, ieri insieme alla bravissima chef Carlotta Lolli abbiamo preparato l'impasto a lunga lievitazione per fare la pizza. Vi do gli ingredienti per 5 pizze. Serve 1 kg di farina Manitoba o di tipo 1 o qualsiasi tipo per pizza, 7 g di lievito di birra fresco o in alternativa 3,5 g di lievito di birra secco attivo, 675 g di acqua, 20 g di olio Evo e 25 g di sale. Abbiamo incominciato disponendo la farina sul piano di lavoro, andando a creare la cosiddetta fontana, in modo tale da non far fuoriuscire l'acqua. Successivamente abbiamo sciolto il lievito di birra fresco nell'acqua tiepida e per essere sicuri che il lievito fosse attivo, abbiamo aggiunto un cucchiaino di zucchero, in modo da andare a nutrire il lievito stesso. Dopo qualche minuto si sono venute a creare delle bollicine e abbiamo così iniziato a versare molto lentamente il tutto nella farina e ad impastare. Una volta ottenuto un impasto morbido ma non ancora omogeneo, abbiamo aggiunto il sale e l'olio e abbiamo continuato ad impastare. Infine abbiamo dato all'impasto la forma di una palla e lo abbiamo messo in una ciotola coperto con un canovaccio. L'abbiamo lasciato lievitare 1 o 2 ore e poi l'abbiamo trasferito in frigorifero. Ora sono passate 24 ore e quindi sono pronta per dividere l'impasto. Stesa in questo modo e la lascio per altre 2 ore, in modo tale che continui la lievitazione. In questo recipiente ho messo della polpa di pomodoro condita con sale, olio e dell'origano e adesso andrò a metterlo sopra la nostra pizza. Con un cucchiaino vado a schiacciare leggermente i lati del cornicione per fare in modo che durante la cottura la mozzarella non esca dai bordi, in questo modo. La inforniamo nella parte bassa del forno e la lasciamo cuocere 10 minuti per poi a metà cottura aggiungere la mozzarella e gli ingredienti al nostro pacimento. Ho aggiunto la mozzarella e adesso la rinforno. Altri 10 minuti e la nostra pizza è pronta. Ecco le prime due. Pizza pronta. Dall'aspetto sembrano molto invitanti. Buon appetito! Buon appetito!